Perché Viale Po e Cesare Zavattini? Beh, perché sono due elementi distintivi della storia della nostra comunità. Luzzara è uno dei comuni rivieraschi e è indissolubilmente legato al fiume, ce l'abbiamo dentro. Nasciamo sapendo già di essere comunità rivierasca. Il fiume, indipendentemente da che lo si frequenti o meno, condiziona le nostre vite, quando sale, quando si abbassa, è un amico col quale dobbiamo rapportarci, non sempre fraterno. E Cesare Zavattini è la storia di Luzzara, fortunatamente non è solo la storia di Luzzara. Noi oggi siamo qui e quindi celebriamo l'importanza di Zavattini nella storia della nostra comunità, ma Cesare Zavattini non ha bisogno che sia io a ricordarvi quale personaggio della cultura è stato per il nostro paese ed è tuttora. Quindi insomma abbiamo voluto unire questi due elementi, il fiume e Cesare Zavattini, che sono nella storia della nostra comunità, e per farlo abbiamo scelto la via di collegamento tra il paese e il fiume stesso, questo viale che è uno degli scorci più belli del nostro paese. E voi direte, beh, Luzzara non ha tantissimi scorci belli. In realtà no, ne ha molti di scorci belli. Questo è uno dei più particolari. La storia e il legame che questa comunità ha col fiume non la scopro io oggi, non l'ha scoperta neanche Cesare Zavattini. È stato bravo però nel aiutarci a farcela vedere, a farci capire quanto profondo fosse il rapporto. Per noi vivere il fiume era una cosa, come dicevo prima, naturale. Poi è servito qualcuno che ci dicesse: guarda che è qualcosa di naturale, però riflettici su come lo vivi il fiume. E c'è un filmato bellissimo d'epoca del 58 di Zavattini che sale su una barca e fa un piccolo tratto di fiume e racconta come i luzzaresi vivono il rapporto con il Po. Intanto parla in dialetto, incontra alcuni pescatori di anguille e gli si rivolge in dialetto: il tota di Anguelink, perché quando Cesare Zavattini torna a Luzzara riscopre tutta la sua luzzaresità. E poi dice una cosa molto bella, secondo me, che è quella che ha contribuito a farci scegliere il Viale Po per l'intitolazione a Zà di una strada. Gli luzzaresi sono delle persone che sembrano, possono sembrare ciniche. In realtà abbiamo l'abitudine, avendo un animo romantico del quale un po' ci vergogniamo e quindi tendiamo a tenerlo nascosto, di venire verso il tramonto sul fiume a guardare l'acqua che scorre e il sole che si spegne. E lo facciamo di nascosto l'uno dall'altro, perché il cedere al sentimento non è uno dei tratti distintivi, almeno che vogliamo manifestare come luzzaresi. Ed è effettivamente così. Allora, perché non dedicare questo viale che collega il fiume al paese proprio a Cesare Zavattini, cioè a colui che ci ha fatto vedere quello che per noi era assolutamente naturale, ma ci ha fatto riflettere su quanto importante e profondo fosse, cioè il sentimento di legame che la nostra comunità ha con il fiume. D'ora in avanti questo non sarà più Viale Po, ma sarà Viale Cesare Zavattini. È circa un chilometro questo viale, e anche questo ha contribuito alla scelta, non perché siamo andati sulla quantità. Cioè, Cesare Zavattini non potevamo dedicargli una via piccola, no, non è una questione quantitativa, ma perché essendo così lungo, essendo immerso nel silenzio, essendo il viale che ci porta verso il fiume, diciamo che è un po' anche un percorso che induce alla riflessione. Allora, come meglio celebrare un grande pensatore come Cesare Zavattini se non intitolandogli un luogo, un percorso, un tragitto che predispone ciascuno di noi nel mentre che lo facciamo alla riflessione e al pensiero. E sono tutte queste le motivazioni che ci hanno spinto a cambiare il nome a questo viale, che passerà da Viale Po a Cesare Zavattini. Via, via.